siamo nella statale tra Gaggi e Graniti, il crollo di questo muro causato dalla chiusura della strada. Mezzi all'opera, ma ha ricominciato a piovere. Ecco ancora da qua questo muro. Vediamo, saliamo tutti sul fango. Vedete la situazione, là sotto ci sono altre frane. Vediamo se riusciamo ad arrivarci. Qua l'acqua defluisce nei campi. Vediamo se arriviamo. Eccoci dall'altra parte. Il fango qua ha raggiunto livelli assurdi, quasi un muretto. Dall'altra parte e vediamo che qua la strada è bloccata una seconda volta da un'altra frana. Ha ripreso a piovere di nuovo, maledettamente. Qua pure è arrivata, potete vedere il livello qua e il livello là sotto della strada. Mi sto lavando tutti i piedi. Ci vediamo dopo. E continua a piovere. Per capire l'entità, questo fiumiciattolo, il torrente Petrolo, si trova tra Graniti e Gaggi, provincia di Messina. Graniti è quel paesino lassù in fondo. Di solito ha un piccolo rivolo nel centro. Ora ha ben due fiumi giganteschi. Dall'altro lato. Cosa dice agli automobilisti di fermarsi? Un taglio rosso, neanche una forza dell'ordine. Ecco altre immagini del torrente Petrolo abbastanza in piena. Siamo adesso sulla strada che dal ponte dove abbiamo visto prima, il ponte tra... comunque la strada che collega Graniti, ecco. Anche qua una frana ha portato anche degli alberi in mezzo alla carreggiata e non si può salire a Graniti, ci sono i mezzi in opera. Pure qua, niente forze dell'ordine. Questa è la situazione a Gaggi, molto fango nelle strade, una zona prima stavamo rimanendo pure impantanati. Ecco qua, vediamo qualche zona della polizia finalmente, polizia municipale ovviamente. Qua sotto è un montagnetto di fango. Fango nelle strade. Guardate il livello del fango, è all'altezza dei marciapiedi, anche di più in alcuni punti, sotto le macchine. Qua siamo davanti al municipio di Gaggi. Foglie e canne in mezzo alla strada, si è misto a fango ovviamente, e anche qua mezzi all'opera. Ecco la situazione di mitoggio, non si riesce a vedere niente, c'è un fiume in piena proprio nella strada. Guardate questa discesa, come scende l'acqua. Io non vedo niente nella strada. Si cammina molto rilento. Fango in alcuni punti. Andiamo a prendere la riscatto. Guardate il livello dell'acqua, a che altezza è rispetto alla macchina.
lavando. Prendiamoci. Vedete il livello? Qua sulla strada di Mitoggio. Ecco questa è una macchina. Guardate come l'acqua cade da questi muri. Ecco, quella che era una campagna è diventata il letto di un fiume. Quella che era la stradina di una campagna è diventata il letto di un fiume. Ecco, vedete, strada provinciale 72. La strada si è bloccata là sotto, quello è il muretto, quello che vedete là qui a livello.